parte delle emozioni delle opposizioni e vi siete astenuti sul cessare il fuoco. Che segnale è? Ci siamo astenuti sul cessate il fuoco. Però facendolo passare, quindi comunque è un segnale politico, no? Ci siamo astenuti sul cessate il fuoco e quindi la nostra posizione è una posizione di astensione sul cessate il fuoco. È una buona intesa tra Meloni e Schlein. Ho sentito al telefono prima del... Sì, ho letto. Come giudica? Laddove c'è dialogo su un tema così importante tra forze politiche trasversali vuol dire che è cosa buona e giusta ed è un buon servizio per il paese. Perché voi siete contrari al cessate il fuoco? Cosa c'è di sbagliato? Va bene, noi ci siamo astenuti, lei dice che siamo contrari. Evidentemente l'astensione per lei è un voto contrario. Noi ci siamo astenuti. Perché siamo contrari? Cosa mancava per votare quella? Ma si è astenuto anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, non è che ci siamo astenuti. No, no, tutti la maggioranza non mancava. No, no, certo, che la maggioranza si mancava per farvi votare. Ripeto, io mi sto occupando di elezioni regionali in Sardegna, dopodiché ci siamo astenuti perché secondo noi è un inizio di una buona interlocuzione e si può andare avanti in questa direzione. Però ripeto, più ci si parla e più si trovano intese in maniera trasversale, meglio è su temi importanti che secondo me hanno un colore politico che non deve essere poi né di centrodestra né di centrosinistra, ma per l'interesse del paese e del futuro. Quindi l'astensione delle forze di maggioranza rispetto a una mozione dell'opposizione è un segnale positivo evidentemente, perché abbiamo fatto passare una mozione dell'opposizione. Questo. Okay. No. È evidente, no? Lo so, però noi abbiamo una videocamera e quindi abbiamo bisogno noi abbiamo una videocamera e abbiamo bisogno che lo dica esplicitamente. Io posso avere il diritto di dire quello che mi sento di dire. Giusto. Non è che devo dire quello che vuole sentire. No. Grazie.